Fratelli azzurri e non. Mamma mia, che stress. Segnare gol all'ultimo secondo. Bello? Ma può anche darsi che sia bello, però abbiamo incontrato veramente una nazionale di poco conto come quella americana. Che per carità, con tutto il rispetto per la squadra degli USA, è comunque una nazionale mediocre, insomma, li abbiamo, non dico stradominati, ma di più. Però qui non è neanche più una questione legata al fatto del non hai la punta, cioè questo è proprio è dato dal fatto di un'imprecisione, perché tu non puoi segnare, non puoi non segnare perlomeno 5 o 6 gol a una squadra come questa, perché il divario con noi è troppo ampio. Cioè io non mi azzarderei a vedere squadre di livello, che so, tipo Francia, tipo Inghilterra, tipo, cioè, contro questa squadra qui che cosa potrebbero fare con gli attaccanti che hanno. Cioè, un giocatore come per esempio Keane dell'Inghilterra si divertirebbe, secondo me, contro una squadra come questa. Con tutto il rispetto per quello che io perlomeno ho visto stasera e quello che si può ovviamente giudicare da ciò che si è visto. Però, ragazzi, non puoi sbagliare 30 gol davanti alla porta. Cioè, va bene, ci ha messo una mano anche il signor Destino, che ti ha fatto capire ampiamente che doveva essere sicuramente una partita difficile da vincere, però è chiaro che poi, dai, voglio dire, tu non puoi sbagliare. Cioè, lasagna si è mangiato veramente, cara la mia lasagna, cioè si è mangiato 2 o 3 gol lasagna che sono stati impressionanti. Ora, io personalmente stasera, visto che non c'erano attaccanti veri e propri di ruolo, veri e propri, l'attaccante sì, avevamo Chiesa, ma cioè, io ripeto e ribadisco, Chiesa ha bisogno di altri palcoscenici per sfondare, perché altrimenti rimarrà quello che è, secondo il mio punto di vista, e non è quel fantomatico campione di cui molti vanno dicendo. Io stasera, sinceramente, avrei giocato con Kim davanti tutta la partita. È un ragazzo giovane, 19 anni, è l'unico veramente, attaccante di ruolo che noi abbiamo. Ha fatto 3 o 4 movenze stasera davanti negli ultimi 10 minuti che ha giocato, che ti ha fatto capire da subito che è un attaccante che può diventare importante anche per la nazionale. Doveva essere sfruttato prima. Io sono convinto che con Kane in campo probabilmente avremmo ottenuto un risultato più facile, secondo me. Se fossero capitati tutti questi palloni che sono capitati a Lasagna, a qualcun altro, a Ken, probabilmente forse avremmo vinto prima. Perché, signori, guardiamoci bene in faccia, non è che possiamo sempre attaccarci a ogni tipo di attenuante per dare poi un giudizio finale. Il giudizio finale è che questa è una nazionale che purtroppo è molto sofferente in attacco. Perché? Perché abbiamo i nostri giocatori che in questo momento davanti non girano. Cioè, ha segnato Politano, ben fatto, gol meritato, tutto quello che si vuole, ma se andiamo a rivedere l'azione è comunque un rimpallo che ha avuto. Si è cercato il triangolo, ma altrimenti la palla probabilmente finiva a Ken. Ma non è finita a Ken, è finita a Politano, che per fortuna è riuscito a tramutare in gol un predominio, secondo me, assoluto. Nonostante questo, in un paio di occasioni abbiamo rischiato, nel secondo tempo ci ha messo la mano Sirigu. Ok, che anche qui devo capire perché a Perin non è stato fatto fare nemmeno un minuto, vedremo che cosa succederà, però continuo a ripetere che per me questa è un'Italia che va molto 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 in sofferenza quando viene attaccata di brutto, però è un'Italia che quando riesce a trovare gli spazi davanti può far male a qualunque avversario, ma ci mancano le punte. Io pur non andando pazzo per giocatori come Immobile, per giocatori come Zaza, per gente come Pelé, per gente come Belotti, pur non andando pazzo per questi giocatori, ma non credo che Belotti stasera avrebbe fatto peggio di quelli che ci sono stati, o lo stesso Immobile. Quindi voglio dire, dal momento che questi giocatori non ci sono e hai un attaccante solo praticamente che può farlo, faglielo fare.
Cioè, fai giocare a Ken più tempo, più minuti, non gli fa fare 10 minuti, anche se è un ragazzo giovane, nell'under 21 la differenza la fa tutte le volte che gioca, fallo giocare un po' di più. Per il resto io credo che la vittoria comunque sia stata ampiamente meritata, per cui niente da dire, ma è una partita sinceramente che a me ha detto molto poco. Guardiamoci in faccia, questa è un'amichevole da due soldi. Nonostante questo e nonostante che hai stradominato la partita praticamente dal primo all'ultimo minuto, non sei riuscito a segnare un misero golletto per 90 minuti contro una squadra che cioè, è la fotocopia di una squadra forte, la fotocopia poi imbruttita. Ripeto, con tutto il rispetto per la squadra americana, ma è una squadra che si deve rimettere in sesto, si deve ricomporre, quindi è una squadra che sicuramente può migliorare, deve migliorare molto. L'Italia, dal canto suo, io non ho più neanche appellativi per il fatto del cosa si deve migliorare, perché che cosa vuoi migliorare? Quando sbagli 20 gol davanti alla porta c'è poco, cioè, non lo so, porta i giocatori a far mettere a posto i piedi, non so cosa dire. Cioè, abbiamo sbagliato, secondo me, l'impossibile. L'impossibile. E di solito, queste partite, quando non segni, il più delle volte le perdi. Solo che anche stasera ti è andata bene perché Sirugo ha fatto un paio di parate. Perché se vanno in vantaggio loro, c'è anche caso che non la raddrizzi nemmeno. Quindi io credo che sarà un periodo così. Probabilmente non andiamo, però io non mi sento nemmeno di dire che questa nazionale abbia un gioco splendente, abbia un gioco. Non mi sento nemmeno di dire questo, perché il termometro io l'ho dato ad altre priorità. La partita contro il Portogallo, che aveva sicuramente molto più valore di questa, comunque ha fatto vedere a livello di gioco una buona Italia. Quello che manca, manca il traduttore dell'enorme mole di lavoro che fanno centrocampisti e difensori, perché il filtro c'è, ma quando arrivi davanti non hai una punta vera di ruolo che sappia tramutare in gol l'enorme mole di lavoro appunto che fa il centrocampo. E questo è un grande problema. Quindi qui non è questione di tattiche, non è questione di moduli, stasera non c'è tattiche, non c'è modulo che tenga. Cioè, stasera noi abbiamo pareggiato, cioè vinto 1-0 grazie a un rimpallo dell'ultimo secondo che ce l'ha mandata buona, perché se non che stasera finiva 0-0. Onestamente, se fosse finita 0-0 sarebbe stata una beffa, perché sarebbe stata una beffa, ma allo stesso modo però è chiaro che ci si andava a scontrare con quello che era la realtà attuale di questo periodo. Probabilmente sarà, che ne so, un periodo che non va, speriamo che finisca presto, speriamo che si possa ottenere, non so, dei risultati diversi, speriamo presto che si riescano a svegliare le nostre punte. Ormai non sappiamo più nemmeno cosa dire, perché tanto qui non è più una questione di ho la punta, non ho la punta. Quando tu in una partita come questa ti mangi 20 gol, qui non è neanche più la questione di avere davanti un Trezeguet o un Cristiano Ronaldo. Basterebbe stare un pochino più attenti, un pochino più concentrati, basterebbe essere un po' meno sciuponi. Ecco, non è che ci sarebbe bisogno del Cristiano Ronaldo di turno per fare gol a una squadra come quella americana. Probabilmente questo è un periodo in cui i ragazzi soffrono anche di questa ansia da prestazione, da questa mancanza del gol che purtroppo incide enormemente e non fa stare tranquilla la squadra. Probabilmente anche questo, perché ripeto, stasera c'erano tutti i crismi per poter vincere. Anche se io continuo a ripetere che per me io stasera avrei giocato con Ken dal primo minuto, io personalmente, dal primo minuto l'avrei messo in campo subito, di modo che così se vedevo anche, non vedevo tanto il ragazzo, perché Ken verrà convocato in questa partita qui, chissà la prossima volta quando verrà convocato nella nazionale maggiore, ma dal momento che l'avevi convocato, che ha fatto bene. A livello di under 21 l'abbiamo visto, fagli perlomeno giocare un tempo intero, così magari hai modo anche di tenerlo più sotto controllo, sotto pressione per quello che si può individuare nel ragazzo. Io credo che questo andava fatto. Poi ripeto, della partita possiamo discuterne finché vogliamo, l'abbiamo meritata, meritavamo di più, si può dire quello che si vuole. Ciò non toglie che il risultato finale è un misero 1-0 ottenuto all'ultimo secondo, all'ultima alitata di vento,
dopo che ti sei mangiato lasagne, antipasto, tre contorni, le patate fritte, digestivo, ammazza caffè, caffè, dolce, frutta, tiramisù, tutto quello che c'è, ti sei mangiato l'impossibile e sei riuscito a vincere una partita contro una squadra mediocre soltanto all'ultima alitata di vento. Il problema c'è, il problema resta. Spetterà a noi cancellarlo? Sicuramente sì, ma certamente non con gli attaccanti che abbiamo adesso. O perlomeno, se proprio vogliamo dirla, speriamo che dalla sfortuna che stiamo passando arrivi un momento più fortunato. Ciao a tutti.